Quindi se non compro questo, che tipo di cavity posso comprare su Amazon? Io se fossi te, io su Amazon, io comprerei i prodotti, soprattutto quello Amazon's scelta, no? Amazon's choice, quindi venduto bene, e poi prezzo buono e poi spedizione molto veloce. Io l'ho visto un po' di gente che anche su Amazon aspettava un mese. Io da Stylevana lo farò perché Stylevana è conveniente, però Amazon, io non sapendo neanche produttore, non so, venditore, io non so, un po' dubbio. E poi anche ho addirittura sentito da un produttore coreano che fa cosmesi, non ho, oppure customer service, mi ha detto che fate attenzione su Amazon perché ci sono un po' di prodotti falsi, e coreani, e non sono coreani, è fatto tipo in Cina e poi fanno un po', fingono di essere un prodotto coreano. Quindi se fossi te io leserei super accuratamente le recensioni e poi deve essere più venduti, venduti bene. E poi dovete anche lasciare un po' Q&A e poi dovete vedere anche il packaging bene. Quindi io l'ho cercato un po' su Amazon e poi ho fatto un po' di lista. Quindi se fossi te comprerei questo su Amazon Italia. Per evitare i falsi, sempre controllate bene il venditore, poi da dove spediscono. E poi guardate la recensione per il venditore e un prodotto. E poi anche visita il loro sito, così capite se è vero o no. Dei cleansing oil, io comincerei con Clears. Clears io ho sempre trovato molto bene, si strucca bene, anche profuma sempre buono, anche molto, molto pelle sensibile e friendly. Sempre un botto e poi non sono sponsorizzata comunque. E nessun prodotto mi ha deluso di Clears, di cleansing oil, intorno a 20 euro, prezzo buono. E poi balsamo detergente l'ho visto, Vanillaco. Vanillaco è tipo originale per balsamo, questo tipo di per tra i marchi. E poi anche questo prezzo è 22-23 euro, va bene. Quindi chi vuole usare balsamo, detergente e Vanillaco, io consiglio zero. Solo colore rosa mi piace. E poi tonico. Tonico è un punto di domanda. Perché mi piaceva, volevo consigliarvi Etude House, però l'ho visto prezzo e costa tantissimo. In Corea Etude House non costa così tanto, quindi non mi veniva di suggerirvi. E quindi io suggerirvi Benten Green Tea, che anche l'ho provato io e mi è piaciuto molto e poi vedo che tanti amano questo prodotto e poi anche prezzo buono. E poi ancora chi vuole spendere meno, io tipo andrei with Siaze di Thais Americano. Questo non è K-Beauty, ma essendo Amazon con prezzo 15 euro, anche fanno lo sconto. Quindi chi ha problemi di pori, with Siaze funziona. Nel mio caso, avendo la pelle secca, per me niente di che, però. Ti ho sentito di parlare tanto, chi ha problemi dei pori dilatati ha funzionato. E poi per Essence o Siero, Cosrx Snail Mucin, perché prezzo molto buono e poi venduto tantissimo davvero, più di 50.000 barattoli. Quindi già si vede che questo direttamente Cosrx vende secondo me, se non sbaglio. E poi crema Cosrx sempre. Crema di questo Baba di Lumaca, anche questo prezzo buono. Questo l'ho visto per la pelle grassa, no, non pelle grassa, pelle adatta per pelle mista e tendenza anche grassa. Anche pelle secca si può usare, però potete sentire un po' di secchezza. Quindi l'ho visto nel Baba di Lumaca, io sempre consiglio. E poi quello che vi avevo detto per vitamina C.
la migliore amica di vitamina C, vitamina E di Claire's Crema, vitamina E di Fresh Juice di vitamina E e Mask e Cream di Claire's. E consiglio. Anche vedo questo, anche venduto abbastanza. E poi la bella crema solare per chiudere. Ho fatto vedere, comunque, ho consigliato nel passato a voi Beauty of Joseon oppure Isntree, però questi non è che vedo bene qua su questo sito. E poi tipo Stylevana più conveniente, quindi io consiglierei tipo Misha che Amazon scelta. Misha All Around Safe Block 45 SPF. Misha sempre qua è sicuramente questo Essence, quindi sarà spalmavita molto liquida e molto spalma bene. E poi se non so, dal mio, non è che beauty, ma a me piace sempre la Roche-Posay e loro Antelios, sempre mi è piaciuto come crema solare. Poi Aloe Soothing, ho dimenticato di menzionare questo Aloe Soothing Gel di Benton, che ha venduto anche benissimo, anche prezzo buono. E poi chi vuole un gel lenitivo, ottimo. E ricapitoliamo, io su Amazon non compro K-Beauty sinceramente, perché io compro dalla Corea o su Stylevana. Però poi qualcuno di voi, non so, di comunque Amazon è molto comodo, che ti arriva, se tu hai Amazon Prime ti arriva domani, dopodomani massimo, e poi subito one click già acquistato. Penso che per questo motivo Amazon va forte in Italia, e poi non vedo nessuna concorrente per Amazon ancora, almeno. Sapete, in Corea non c'è Amazon perché ci sono altri che funzionano meglio, tipo Coupang oppure Naver Shopping, tutto questo. Quindi questo è il mio recap per la mia recensione per i prodotti venduti su Amazon, e poi K-Beauty che comprerei su Amazon in Italia. Questo è tutto ragazzi, comunque lasciatevi i vostri commenti per prodotti che avete usato, che non siete d'accordo con me, lasciatemi, oppure qualche suggerimento, sempre ben venga. Grazie, ciao!